Komm, man Stadio. Nova Stadio. Come che li ho la domenica mattina, come le agitate nel metter la marina, la partita le vicina. Nel bere il caffè e un po' me distende, ma le che ho sbagliato nel metter le medande, me pone le domande. E mette la sciarpitina e togliere la radiolina e poi prepara i cioccarini. Della ora e chi che è malaccio o gli abita lontan, con il cuore siamo là e qualche nome pure un hamper in più tanci con che io under club ho proprio tolleranci perché ho noteri più granci e rete la sciarpitina e togliere la radiolina e poi preparare i cioccari. Ladies and gentlemen, with us, Milva Cervani! Eccoci, eccoci, ci siamo anche nel 2016, ben ritrovati! Beh, ci siamo presi una lunga vacanza, ma siamo tornati e pronti a ricominciare la battaglia. Beh, diciamo che per noi tifosi bresciani il 2016 è iniziato nel migliore dei modi. Il Brescia è quarto posto in classifica, non ci ferma più nessuno. Avremo modo di parlare della vittoria di ieri del Brescia sul Cesena, lo faremo con i nostri ospiti, ma lo faremo in apertura con Antonio Caracciolo, che sentiremo al telefono, uno dei protagonisti dell'incontro di ieri. Vedremo anche le immagini che abbiamo realizzato proprio ieri sugli spalti dei Rigamonti e poi vedremo anche le immagini che avevamo realizzato nell'ultima partita prima della sosta natalizia Brescia-Ternana. Nella seconda parte, come sempre, spazio alla controinformazione. Tra le altre cose sentiremo da Lecce l'avvocato Pinuccio Milli, perché a Lecce sono successe cose strane. Ma Lecce non è l'unica città dove accadono fatti strani. Dovremo parlare anche di un fatto accaduto a Pisa. Parleremo dell'ultima polemica che ha coinvolto Ilaria Cucchi e poi, come sempre, una serie di notizie importanti. Anche voi da casa naturalmente potete intervenire. Prima di cominciare, come sempre, saluto i miei ospiti e do il bentornato alla mia aiutante Alexandra. Ciao, ciao Ale. Buonasera a tutti e buon anno, ben trovati. Saluto gli ospiti che sono con noi. Ho ripristinato la mia coppia d'attacco preferita. Dire il vero, una coppia un po' spuntata, perché uno ancora non è arrivato. Quindi saluto Max Battagliola, bentornato. Ciao a tutti.
siamo in attesa del tuo compagno di merende, Fabiano, che mi dicono è per strada e sta arrivando. Sta facendo merenda. Quindi lo aspettiamo. Siccome un po' di mesi fa avete fondato il gruppo Patata, siete in due, uno manca. È stato fondato per puro caso. Allora, Alessandra, vuoi ricordare i contatti? Sì, vi ricordo che se volete intervenire da casa potete telefonare allo 030 2815 130 o inviare sms al 338 7065 897. Vi ricordo inoltre che nei prossimi giorni potrete rivedere l'intera puntata sia sul canale YouTube che sulla pagina Facebook di Dodicesimo in Campo. Quindi aspettiamo i vostri messaggi. Allora, in attesa che arrivi anche il secondo ospite, che ieri era allo stadio, quindi avrà le sue impressioni da darci, non solo sulla partita, ma anche un po' sul calore. Ieri un pochino di pubblico in meno rispetto all'ultima partita con la Ternana, però insomma la gente comincia ad affezionarsi e lo stadio comincia un po' alla volta a riempirsi. Speriamo che si vada avanti così. Dicevo, siamo al quarto posto in classifica, una partita che ha avuto anche uno strascico un po' polemico, chiaramente da parte del Cesena, per noi il miglior arbitro mai visto in assoluto, Enrico Monti, di questo avremo modo di parlare, ma abbiamo il telefono uno dei protagonisti della vittoria di ieri, che è Antonio Caracciolo. Pronto? Buonasera a tutti. Antonio, ciao, benvenuto. Allora, grazie. In veste di goleador? No, le fa piacere assolutamente fare il primo gol col Brescia e aver aperto così il 2016, però era più importante la vittoria, quindi siamo contenti per la vittoria. Beh, insomma, siamo al quarto posto adesso, è un risultato importante. Sì, sicuramente il risultato è importantissimo. Noi comunque continuiamo a lavorare da come stiamo facendo, dall'inizio del ritiro, a lavorare facendo sacrificio, al sodo. Comunque il mister non ci fa mai mollare, siamo sempre sul pezzo, quindi noi pensiamo di partita in partita. Poi quello che viene, prima pensiamo alla salvezza, poi quello che verrà sarà tutto riguadagnato. Allora, leggevo le tue dichiarazioni, hai detto che nel primo tempo siete stati un po' troppo compassati, non avete affondato il colpo come avreste dovuto. Nella ripresa invece? Sì, il primo tempo, soprattutto i primi 35 minuti, è stati troppo bassi, dovevamo andare a prendere un po' più alti come voleva il mister, che ce l'aveva detto. Poi verso la fine del primo tempo e il secondo abbiamo fatto così e abbiamo dimostrato quello che siamo. Senti, c'è stata qualche polemica da parte del Cesena, però insomma credo che in una stagione i presunti torti arbitrali o favori arbitrali alla fine si compensino, no? Ma sì, l'arbitraggio sinceramente può capitare che una partita può sbagliare a favore nostro o a favore di noi, cioè quello dipende, però non penso che, cioè, il fallo su Kupić secondo me era netto. Anche secondo me. Le espulsioni c'erano, esatto. Quindi non so che cosa si stanno aggrappando, esatto. Però d'accordissimo. Stanno protestando, quindi solo un arbitro siamo coraggioso. Contenti di aver vinto. Ma sai, il Cesena peraltro ha anche ipotizzato di voler fare un ricorso, chiedere di rigiocare la partita, poi che lo faccia davvero non lo sappiamo. Intanto siamo quarti e ci godiamo questa vittoria. Sì, no, noi ci godiamo il momento e comunque dobbiamo rimanere sempre coi piedi per terra e cercare di lavorare solo già da oggi, che abbiamo lavorato oggi e poi domani, perché comunque venerdì c'è una partita importante contro Salernitana, che è una partita difficilissima, quindi dobbiamo pensare a quella e a cercare di dare il massimo a Salerno. Senti, tu l'hai ripetuto anche prima, ora noi dobbiamo pensare alla salvezza, l'obiettivo rimane quello, ma insomma il fatto di arrivare quarti in classifica, cioè, non ci fa pensare a qualche traguardo un pochino più... No, beh, sicuramente guardare la classifica è bellissima, però noi dobbiamo cercare di non guardarla. Noi, come ti ho detto fino adesso, dobbiamo sempre cercare di guardare di partita in partita. Perché comunque la Serie B è un campionato strano, è lungo, quindi noi dobbiamo pensare di domenica, di sabato in sabato e cercare di continuare come stiamo facendo e rimanere coi piedi per terra e non mollare mai, perché sennò così potremo raggiungere la salvezza e magari lo sa. Il mister cosa dice? Il mister anche lui lavora di partita in partita, noi non guardiamo la classifica, lavoriamo sodo, quindi non si tiene sempre sul pezzo tutti quanti, comunque tutti sono indispensabili, tutti in considerazione, quindi sei serato anche un bel gruppo, quindi questo è un punto fondamentale.
Senti, c'è l'avvocato Battagliola che vuole chiederti qualcosa, Antonio. Sì, innanzitutto complimenti per tutto il campionato, perché credo, ritengo che tu sia una delle maggiori sorprese di questo Brescia. Cioè, l'anno scorso probabilmente non in moltissimi credevano nelle tue qualità e quest'anno stai facendo veramente stravedere. Merito di Boscaglia o parte del merito soltanto di Boscaglia? No, sicuramente il merito va assolutamente al mister, anche alla società comunque che stanno credendo in me, mi stanno dando modo di dimostrare il mio valore. Quindi io non posso fare altro che lavorare sodo come ho fatto fino adesso, non mollare. E comunque a Brescia è stato un percorso di alti e bassi, più bassi all'inizio che alti. Quindi ho cercato sempre di non demoralizzarmi, continuare a lavorare e cercare di migliorarmi di giorno in giorno. Sicuramente col mister mi aiuta moltissimo, sia lui che il secondo Filippi, che tutto il suo staff è un ottimo staff, quindi cioè, non posso fare altro che ringraziarlo. Sì, ma anche perché questa forse era la dimostrazione che le qualità tu le hai sempre avute. Il discorso era più che altro che magari avevi bisogno di quel pizzico di fiducia in più e quest'anno l'hai ricevuta e stai facendo veramente benissimo. Complimenti. Sì, sì, sicuramente, comunque nel percorso di calciatori hanno un percorso di crescita. Penso che questo qua sia il momento giusto, ho cercato sempre di migliorarmi. Come ho detto prima, il mister mi ha aiutato un casino, quindi sono contento. Complimenti. Senti, grazie. Antonio, cosa vi ha detto ieri il mister nell'intervallo? Vi ha strigliato un po'? Sì, sì, no, quello lo fa sempre, quindi strigliare il mister striglia sempre, quindi no, ha fatto bene, giusto così, perché comunque al primo tempo dovevamo aggredirli più alti come ci ha detto lui e siamo stati un po' più bassi del solito. Senti, è stata una vittoria nel nome del caracciolo ieri, insomma. Ah, sì, sono così. Ma infatti anche Andrea, durante il secondo tempo, c'è stata quella la punizione quella del mio gol. Mi fa, oh, ti stai sempre avvicinando, ma lo vuoi fare un gol, sì o no? Poi, caso strano, ho fatto l'assist. Sono contentissimo. Poi Andrea per me è più di un compagno di squadra, quindi sono felicissimo. Vabbè, dai, insomma, quanti gol hai fatto nella tua carriera tu? In B è il primo, perché poi gli altri ne ho fatti tutti in C, ne ho fatti poi a Cremona, ne ho fatti 4-5, poi ne ho fatti 2 a Pavia, 2 a Gubbio, però Brescia in B mai. Quindi, vabbè, questo è il primo, chissà, insomma. È il primo. Magari... Sì, sì, no, l'importante è vincere, dai, di continuare così. L'importante è che poi... non mi faccia prendere poi. Esatto. Bravo. Bravo. È vero. Antonio, davvero, complimenti. Abbiamo già avuto occasione in passato, grazie, quando abbiamo sentito i tuoi compagni, di farli anche a loro, però, come dicevo anche agli altri, sai, non siamo abituati a questo genere di cose perché abbiamo fatto anni di sofferenza incredibile, l'ultimo anno, poi l'anno scorso, lo sai. E quindi quest'anno viviamo una situazione che, non lo so, sembra ancora un po' irreale, un po' come un sogno, da cui non ci vogliamo svegliare però. Poi è vero, l'obiettivo rimane la salvezza perché è stato l'obiettivo dichiarato. Però sai, insomma, si comincia a vincere sempre. I quarti in classifica, qualche sogno in più da tifosi. Sì, no, è bello anche l'entusiasmo che c'è, non solo nella squadra, ma anche in tutta la città, i tifosi. Quello sicuramente aiuta tantissimo. Cioè, sì, siamo stati bravi tutti insieme a ricreare quell'entusiasmo che magari mancava da tempo. Beh, è normale. E ti dico, dal campo, sentire i tifosi comunque è tutto un altro effetto. Vedere comunque ti incoraggiano... Quindi certo, una marcia in più tra danno. È normale perché insomma l'ultimo anno sicuramente è stato difficile anche per i tifosi, per chi l'ha vissuta. Quest'anno siete stati bravi, siete riusciti a creare questo entusiasmo, la gente comincia ad avvicinarsi, lo stadio piano piano si sta riempiendo, speriamo sempre di più perché la vostra squadra, il vostro gruppo in questo momento merita l'appoggio di tutta la città, di tutta la provincia, perché non solo per l'impegno che ci state mettendo ma anche per il divertimento che ci state regalando. Quindi andrà come andrà, però insomma, fino adesso è stata una stagione bellissima, quindi... Okay. Sì, sì, no, siamo contentissimi, noi siamo un grande gruppo, quindi questo è la base. Va quindi bene. Dobbiamo continuare così e poi quello che succede speriamo sia bello. Certo, nessuno avrà nulla da dirvi nel caso insomma che l'obiettivo continui a rimanere la salvezza, era quello dichiarato all'inizio, la stagione bellissima e poi se arriverà qualcosa in più... Insomma, tutto sarà di tutto guadagnato. Antonio, grazie ancora, ti auguriamo grazie un buon proseguimento di serata e complimenti a tutti voi.
Grazie, ciao. Salve. Ciao, ciao, grazie. Va bene. Milva, ma davvero ci credi quello che hai detto? Perché onestamente che lo dica lui per scaramanzia è un conto, ma se davvero ci continuiamo a sovezzare è da sparargliene le gambe dopo quello che stanno facendo. Credo che in questo momento abbiamo le qualità per poter davvero ambire a qualcosa di importante. Intanto saluto l'altro ospite che ci ha raggiunto, Fabiano, benvenuto. Ciao. Poca voce perché ieri ha dato anche lui quello che ha potuto. Ho dato tutto quello che avevo. Non è più. Come tutti i ragazzi d'altronde. Non ti nego che ieri li abbiamo portati la vittoria noi. Il pubblico è stato... Assolutamente, è stato il 12esimo, il 13esimo uomo in campo. Insomma, si è creata una bella sinergia. Assolutamente, ascoltavo adesso cosa diceva Massi. E Massi. La salvezza scordiamocela. Cioè, parliamoci chiaro. Siamo a 38 adesso. È vero che dietro non sono più le squadre materassi come prima, perché il Como sta però abbiamo 8 punti sulla dalla zona play-out. Dunque, 8 punti di vantaggio dall'ultima dei play-off. Cioè, sì, sì, quindi abbiamo, nel senso, dobbiamo mangiarci 8 punti per uscire dalla zona playoff. Quindi io credo che poi stiamo giocando anche bene. Poi assolutamente, cioè, sicuramente. Più che giocare bene è la voglia. La voglia li sta portando veramente poi anche qualità, a quei risultati che... Veramente, poi questo allenatore con questo tipo di giocatori, secondo me, sta facendo veramente bene. Parlavo prima con Antonio Caracciolo, cioè, con tutto rispetto, è un ottimo giocatore, ma l'ho dimostrato adesso. Sì, perché sì, fino a prima, probabilmente anche per una questione di crescita, un discorso che era sicuramente giovane, esperienza, eccetera, però anche la fiducia che gli è stata data e l'ha ripagata alla grande. Oggi, secondo me, Antonio Caracciolo è un serio giocatore. Anche ieri ha fatto due o tre interventi per la Serie B. Lancini, chi se lo ricorda, era certe volte... sembrava quasi un giocatore da chiedersi per quale motivo fosse in Serie B, mentre in realtà sta dimostrando di avere qualità. Quindi è riuscito a tirare fuori da ogni giocatore il massimo delle potenzialità. Embalo l'anno scorso giocava poco, quest'anno è diventato un fenomeno. Kupitz ha giocato pochissimo, è diventato. E ci manca ancora Greco. Quest'anno va tutto bene, insomma, ci gira tutto per il verso giusto. Poi prima dicevamo che l'arbitro migliore di Storica Monti quello di ieri. Sì, assolutamente. Anche su questo, però mi vorrei dire una cosa. Cioè, secondo me è l'arbitro migliore in assoluto, ma perché? Perché è l'arbitro che per primo ha avuto la sicurezza fino all'ultimo minuto di decidere tranquillamente quello che doveva decidere, perché gli episodi salienti erano tutti netti. Dopodiché, Max, è chiaro che se fossimo il Cesena magari anche noi qualche mugugno, sì, ma giusto o sbagliato che sia, che abbia fatto giusto o fatto sbagliato, però è sempre stato molto deciso nelle sue decisioni. Io non mi ricordo episodi imbarazzanti nella storia del Brescia, dove il Brescia è stato semplicemente zitto. C'è un Brescia-Milan in casa dove hanno espulso Raducioio dopo 2 minuti senza aver fatto niente. In questo caso gli ha messo la testa, cioè bastava solo che la ammazzasse. Per fortuna il quarto uomo ha visto, perché tra l'altro non è neanche una decisione dell'arbitro, l'arbitro l'ha girato, il quarto uomo ha visto che il giocatore metteva la testa del nostro giocatore per terra e l'ha espulso, regolare. Il rigore era netto, cioè se ti entra un uomo ai 2000 all'ora in area e tu non ti sposti o comunque non cerchi di affrontare in un altro modo e gli metti la gamba di traverso, è rigore. Cioè, che poi mi sembra una cosa assurda. Vai a protestare, insulti l'arbitro e la seconda espulsione. Che ci sia qualcosa di assolutamente così eclatante addirittura. Certo, rosicano perché vincevano 1-0, peraltro se entrava la traversa l'incrocio di pali di Morosini magari anche noi potremmo rosicare nel caso in cui non si fosse conclusa così. Cioè, sono episodi che ci stanno. Finalmente, secondo me, un arbitro coraggioso che... al 90esimo avrebbe potuto non fischiare il rigore, che secondo me c'era, per evitare la cosiddetta compensazione. In questo caso invece è stato onesto fino in fondo, ha fischiato il rigore, l'abbiamo realizzato, abbiamo vinto. Il Cesena però ha annunciato, ipotizzato di poter anche fare ricorso per rigiocare la partita, vero Alessandra? Addirittura. Sì, dopo i gol, le espulsioni, i rigori e le polemiche del dopogara potrebbe esserci un'ulteriore coda. Sembra infatti che il club romagnolo abbia pronto il ricorso da presentare al giudice sportivo per un presunto errore tecnico commesso dall'arbitro Pezzuto durante il match di ieri.
Trattasi, a loro avviso, di errore tecnico e non di una forma di protesta per l'operato dell'arbitro su quanto avvenuto dopo l'espulsione di Molina al 44esimo del primo tempo per il fallo di reazione ai danni di Lancini. L'arbitro ha fatto ripartire il gioco con un calcio di punizione, ma non aveva mai fermato l'azione, tant'è che Embalo era andato al tiro successivamente calciando sul fondo. Il gioco, a detta del Cesena, doveva quindi ripartire con una rimessa dal fondo. Un cavillo che, secondo i romagnoli, può portarla a ripetizione dell'incontro. Staremo a vedere. Sarebbe il primo caso al mondo. Poi è giusto che facciano quello che credono. Anche Pietro Maso ha fatto appello, quindi c'è un senso. Possono fare quello che vogliono, però è un cavillo che credo, come questo, di errori tecnici ce ne saranno 100 in una partita, certo. Non uno, 100. Allora, da casa Alessandra cosa scrivono? Allora, l'entusiasmo è tantissimo per la vittoria di ieri, per le prestazioni della squadra. Ci scrivono: grande Brescia, avanti così, non ci ferma nessuno. E c'è un nostro telespettatore che non è d'accordo con Max, infatti ci scrive: grande Brescia, e anche se il rigore non c'era, chi se ne frega, avanti Brescia, avanti Ultras 1911. E poi ci danno il bentornato, infatti un nostro telespettatore ci scrive: bentornato 12esimo. Siamo tornati. Per me il rigore c'era, sono d'accordo con Caraccio, il rigore c'era. Quando ti entra un uomo in velocità e tu comunque lo ostacoli, è calcio di rigore. Comunque punto. Insomma, ce l'ha andato, abbiamo segnato, abbiamo vinto, ecco. Cioè, quindi adesso anche, cioè, inutile. Sì, piace per loro. Basta toccare. Cesena si rassegnerà, ti devo dire, se ne faranno una ragione. Sì, assolutamente sì. Baggio, nella grande intelligenza di Roberto Baggio, aveva un modo tecnico per recuperare i calci di rigore netti. Eppure anche in quel caso lì cosa faceva? Si fermava, c'era l'uomo dietro spingeva per forza, era calcio di rigore. Ma questo è il calcio di rigore netto. Non è che ha sbagliato Baggio a fermarsi e l'altro doveva. L'altro non può spingere il giocatore in aria. Quindi calcio di rigore. Se entra un giocatore di 2000 all'ora e tu comunque lo ostacoli anche col ginocchio o quello che vuoi, è calcio di rigore, secondo me è netto. Peraltro ho rivisto anche il commento di Sky, e secondo Sky era perfettamente netto il rigore. Nessuno ha creato polemica o imbarazzo sul fatto che abbia dato un rigore. Vabbè, al 90esimo Rosic, anch'io da tifoso del Brescia, se avessi perso una partita al 90esimo su calcio di rigore, magari mi sarei arrabbiato, però poi dopo rivedendo le immagini il rigore ci sta, quindi non è che è un rigore totalmente inventato. Io ne ho visto di peggio. Assolutamente. Vabbè, poi insomma dai, ci abbiamo vinto, ora... Sì, no. Godiamocela. Poi vabbè, sai, io lascio stare il discorso ovviamente di amicizia con le tifoserie, tutto quello che vogliamo, cioè, però vabbè, è una partita di calcio, è una partita di calcio. E guardiamo la nostra classifica, esatto, è chiaro. Non è che... Quando abbiamo perso Cesena, eravamo imbarazzanti, abbiamo perso e siamo venuti a casa. Oggi la situazione è diversa. Secondo me il Brescia ha meritato di vincere, sì. Per quello che è espresso nel abbiamo fatto tempo, fatica al primo tempo, sotto il profilo del gioco, loro hanno creato molto più gioco, però sotto il profilo delle occasioni... Sì, cioè, il nostro portiere non ha fatto una parata. Due minuti prima di prendere il gol, Morosini ha fatto un'azione che ha preso in corso dei pali. Esatto. Sì. Con la secondo lì, tempo, cioè, non l'ho mai passato a metà campo loro. Mai. Esatto. Dunque, e quindi penso che sia proprio netta la vittoria. Un uomo in meno, non tutte le motivazioni del caso, ma noi abbiamo giocato tante volte con un uomo in meno quest'anno. Quindi, beh, ma l'uomo in meno, però, avevano un uomo in meno per quello che è successo. Hanno detto che avere l'uomo in meno tante volte si è avvantaggiato. In questo caso, nel secondo tempo, li abbiamo schiacciati. È giusta la vittoria. Allora, mi fermo, non vi faccio vedere però quello che è successo in Brescia-Cesena, lo vediamo più tardi, perché abbiamo ancora da vedere quella famosa Brescia-Ternana che ha giocato prima della sosta. Anche lì grande entusiasmo. In quell'occasione peraltro c'era più gente, però si giocava di pomeriggio. Sì, anche tanta che è andata via. Sì. Guardiamo l'arbitro in questa partita, cosa ha fatto. L'arbitro. Ecco, quindi alla fine. Guardiamo l'arbitro. Allora, ieri c'erano, allora, stando ai giornali, 9.000 rotti spettatori, stando ai tornelli, 7.000 rotti. Io non lo so, non li ho contati. Va detto che i tornelli possono sbagliare magari di, non so, 200, nel caso qualcosa non funzioni, però anche quando ti aprono loro, poi il tornello te lo conta in ogni caso. Quello che fanno però i giornali, lo dico sempre, è di sommare gli spettatori paganti agli abbonati, ma non è detto che gli abbonati ci siano tutti, il tornello conta le persone che entrano. Ci sono i 300 che entrano con l'ambulanza, cioè quelli che, certo, quelli che passano sotto, quelli vero, che arrivano la mattina. Quindi probabilmente contano anche quelli, e quindi si arriva a 9.000. In tribuna, quelli con gli accrediti. Esatto. Ma non ce ne sono più tanti gli accrediti, e comunque meglio. I tornelli contano, i tornelli anche quelli. Anche lì, i tornelli, sì, contano. Per cui con la Ternana c'era un po' più gente, con delle code incredibili. Ieri non si sono viste queste code, non perché abbiano ampliato, potenziato il servizio. Però c'era una precisazione. Hanno aperto un tornello in più. Hanno aperto un tornello in più. Ieri. Hanno aperto un tornello in più, ma le persone addette
ai biglietti sono sempre quelle, poverine, anzi, lasciami spezzare una lancia in favore degli Stur, veramente, che sono lì per due centesimi, veramente fanno un lavoro che io sinceramente non farei mai, dunque. A Brescia poi sono tanto di cappello, sono perché gentili. Ti sei impegnato a raccontare i tornelli a Brescia. Tanto di cappello questi ragazzi che si, magari si fanno 6-7 ore tutte le partite che gioca in casa di Brescia e per due palanche veramente hanno un lavoro che io non farei mai, come ti ripeto. Io non lo farei a prescindere. Complimenti ancora. Però quelli di Brescia sono bravi perché sono gentili, disponibili, non hanno nessuna arroganza, cosa che non in tutti gli stadi succede purtroppo, che chi fa lo steward si sente un vigilante, si sente un po' sceriffo a volte. A Brescia questo non succede per fortuna e sono molto disponibili. Sì. Non è la prova. Allora, pubblicità, poi vedremo quello che era successo sugli spalti in occasione di Brescia-Ternana, poi torniamo in studio più tardi anche Brescia-Cesena. Amore, ho preso i würstel. Hai controllato che siano di carni italiane? Eccoli, di carni italiane. Hai controllato che siano senza polifosfati aggiunti? Eccoli, sono i nuovissimi würstel della centrale del latte di Brescia. Solo carni italiane, senza polifosfati aggiunti, a fumicatura naturale con legno di faggio, senza glutine e in più... Sorpresa! Sono fatti con latte fresco di alta qualità della centrale. Ti meriti proprio un bacio. Würstel della centrale del latte di Brescia. La parte più fresca di noi. All'interno dell'azienda agricola Plovini troverete, oltre ad un'ampia scelta tra piante decorative da interno ed esterno, un vastissimo assortimento di semi, bulbi, piante aromatiche e piantine da orto di altissima qualità, nonché produzioni che porteranno prodotti sani e buoni sulle vostre tavole in tutti i periodi dell'anno. Vengono realizzate inoltre stupende composizioni floreali, sempre originali e adatte a qualsiasi gusto ed occasione. Venite a trovarci a Montichiari, in Viale Europa 47. Aperti tutti i giorni, anche domenica mattina. Hai un'idea? FDRent la realizza! Per fiere, convention, concerti, eventi, spettacoli e feste aziendali, rivolgiti agli specialisti. FDRent.
Quale bianco blu, forza vecchio, quale bianco blu, forza vecchio, quale bianco blu, forza vecchio, quale bianco blu. Perché se non ci si accontenta più di fare una coreografia all'inizio, meglio, noi la facciamo nel secondo tempo perché all'inizio c'è la protesta. Se ne fa una anche alla fine, no, Fabi? Certo, giusto. Certo. Adesso stiamo pensando di farne uno che prima della partita. Prima, sì. Dopo. Il giorno prima. Da dove parcheggiamo allo stadio. Una parcheggio. Stiamo studiando come fare. Prima coreografia al parcheggio. Prima coreografia al parcheggio. E addirittura il martedì riunione, perché così... Su invito. Oh, però veramente si è creato un entusiasmo che spero non vada a scemare, permettimi il termine, a scemare. Scusate. Non vorrei fare io Milva per darti lo sprint. Scusate. No, come ti stavo dicendo, si sta creando un entusiasmo, a parte che noi l'entusiasmo non l'abbiamo mai perso come gruppo. Però veramente si stanno aggregando anche tanti ragazzi giovani, che è il nostro intento. Fare crescere le nuove leve, come si suol dire. E veramente ultimamente stanno aggregando tanti ragazzi giovani con tanto entusiasmo. Speriamo che entro fine campionato se ne aggregano altri. Ma intanto abbiamo sfornati di nuovi come gruppo, intendo, perché ne sono nati diversi. Ah, beh, sì, giusto. Mi fanno ridere stasera. Giusto ieri con lo striscione ne abbiamo salutati tre nuovi arrivati. Eh beh, sì, eh. Quindi il gruppo cresce notevolmente. Sai che noi come gruppo televisione non ne guardiamo mica tanta, eh? Difficilmente quindi stiamo sul divano a guardare la tele. Quindi salutiamo i nuovi arrivati, che sono Marco, Nicolas e Perseo. Botte Walter. Veramente il nome. No, con tutto rispetto a Walter, un amico, dunque fa parte Perseo, del gruppo. Vabbè, oh. Perseo, figura, figura mitologica. Che tra l'altro mi ha spiegato chi è quello che ha creato Evia, Coa. Scusate, non mi ricordo, non ce la posso fare. E poi no, una cosa invece seria, salutiamo Valentina, che ha avuto invece un abbraccio forte, momento difficile, quindi un abbraccio forte a Valentina, un saluto a Manola che sta attraversando un momento difficile e poi un saluto a Beppe che ieri ha dato il meglio di sé, ieri non ha potuto venire allo stadio, ma ha avuto un problema, come si suol dire, gli ultras ormai allo stadio, dunque diamo il nostro meglio sulle strade, come si diceva. Lui gli ha dato tanto ieri sulla strada. Ci sono un po' di messaggi, credo ce ne fossero, sì, anche che per Beppe, sì, credo. No? Un saluto a Beppe l'assassino, ci scrivono da casa. È ironico, chiaramente. Mandiamo un abbraccio a Beppe. Che però ci ha scritto Beppe. Era un po' agitato, però diciamo che si è risolto tutto con... Nulla di fatto, stanno tutti bene. Però non ha potuto venire allo stadio. Però Beppe ci sta guardando perché ha anche mandato un messaggio, sì, vero Ale? Ci ha scritto: in 50 anni di stadio Brescia dico che siamo in credito ancora alla grande. Ovviamente si riferisce alle decisioni arbitrali. Sì. Diffidati Diego, liberi Beppe. Sì, probabile. C'è qualcosa per Fabiano? Sì, come sempre quando c'è Fabiano ospite ci si intasa la casella dei messaggi. Certo.
Ciao Fabiano, tutte fa freddo donne. Stasera, ci vorrebbe un goccio di grappa. Ciao a tutti da Rambo e Spotti, Diego Libero. Grandissimo Rambo e Spotti, un saluto. Mi raccomando, con Livorno, sono i nostri fornitori di, diciamo, calda arrosta e vin brûlé. E vin brûlé. Poi ci scrivono, ciao, complimenti per la trasmissione, complimenti Fabiano, bella partita ieri, ma che freddo. Avanti Brescia e avanti la felpa col cappuccio. Allora, chiudendo l'argomento Brescia per quanto riguarda ieri, cosa ha detto Boscaglia al termine della gara, Alessandra? Non mi è piaciuto l'approccio alla gara, l'avevamo preparata diversamente, siamo partiti sotto ritmo e questo non va bene. Poi le cose sono migliorate già alla fine del primo tempo, nella ripresa non c'è stata partita. Dobbiamo pensare soltanto ai punti da fare, quelli che ci portano alla salvezza. Se qualcuno crede di aver già fatto tutto, si sbaglia di grosso. Adesso c'è un ulteriore passo in avanti da fare. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, altrimenti dall'alto si può anche cadere in fretta. Speriamo di no. Sì, però perfettamente ragione. È un discorso che fanno e che non fanno la grinza. No, vabbè, i giocatori devono stare coi piedi per terra, questo è vero. Noi siamo autorizzati a sognare. Beh, giocatori, ma poi c'è un discorso anche scaramantico. Cioè, sì, certo. È giusto che un allenatore dica questo, anche perché effettivamente se tirano i remi in barca, le possiamo anche perdere tutte. Cioè. Sì, eh? Ah, certo. Serie B è un campionato così. Abbiamo tanta qualità, unita al lavoro, perché i fenomeni non ce ne sono, tranne magari uno o due che secondo me hanno grandi prospettive anche per il futuro, il resto sono giocatori di buon livello e che con un grande lavoro riescono a fare la differenza. Infine, Caracciolo, Andrea Caracciolo questa volta, autore poi del secondo gol su rigore, cosa ha detto Ale? Siamo contenti di questa vittoria, anche se non arriva con la nostra miglior prestazione. Non è stato un bel Brescia nel primo tempo, fortunatamente nella ripresa siamo decisamente migliorati. Abbiamo una grande occasione per continuare a far bene, se qualcuno si sente arrivato però siamo finiti. Quello che dobbiamo fare è seguire il mister e i suoi insegnamenti, solo così possiamo pensare di fare risultati. Per quanto riguarda le proteste del Cesena, Andrea dice: mi spiace, ma in un campionato i presunti torti o favori alla fine si equivalgono. Non ricordo tutte le situazioni o i falli fischiati, ma credo che il Brescia sia rimasto in campo con la testa giusta, mentre il Cesena si è innervosito. Allora, una cosa importante, l'abbiamo visto prima nella coreografia che avete fatto, il Brescia quest'anno compie 105 anni, un traguardo importante, voi ve ne siete ricordati subito in avvio di anno. E quindi avete voluto dedicare la coreografia a questo anniversario. Sì, sono 105 anni del nostro Brescia Calcio. Non li dimostriamo però. No, assolutamente, li portiamo bene. È stata una bellissima coreografia, come si vede che c'era anche ieri allo stadio, anche dalle immagini abbiamo riportato ancora i colori storici inizialmente del Brescia Calcio quando è nato. Con una sciarpa commemorativa. Con assolutamente sì. Anzi, invito tutti la prossima partita in casa a venire alla nostra bancarella e a prendere la sciarpa, quella nuova, perché veramente... Quella dei 105 anni. Eh sì, la facciamo una volta, poi lo faranno i prossimi ultras fra 105 anni. Però... Quando faremo i 210. Esatto. Però noi credo che non ci saremo. Fabiano sì. Io... Parla per te. Tu mio. Hai buone possibilità. Io sì, io probabilmente sì. Tipo Highlander. Sì, esattamente. Con poca voce, ma... Allora, una... polemica che ha investito la nostra città la scorsa settimana è stata quella in merito all'intervento di altre società sul nostro territorio per quanto riguarda i nostri giovani promettenti. In questo caso la polemica ha riguardato il Gussago e diciamo l'intervento dell'Atalanta sul Gussago. Giustamente tanta gente si è scandalizzata. Io a dire il vero mi scandalizzo da sempre, perché il nostro territorio è terra di conquista da sempre. Molte società, prima dell'Atalanta, la Cremonese, la Juve, il Milan, Lazio, sono venute qua a far man bassa dei nostri giovani. E io non capisco perché ci scandalizziamo solo ora. È vero che se l'Atalanta fa anche più effetto, perché poi hanno invitato i giocatori del Gussago allo stadio a vedere l'Atalanta e questo non va bene, perché i nostri giovani dovrebbero cominciare sin da piccoli ad amare il Brescia. Ecco, una cosa che a Bergamo, ad esempio, fanno tutti i bambini che nascono, la società regala la maglietta dell'Atalanta, ecco, magari una cosa che a Brescia si potrebbe fare, una cosa che si può copiare carina che fanno dall'altra parte. Però ripeto, io è da mo' che mi scandalizzo, perché è da sempre terra di conquista, Max, no? La nostra terra. Sì, assolutamente sì, ma poi non so, cioè, noi siamo una terra di conquista e in più all'interno della nostra provincia abbiamo delle società che a livello giovanile
portano comunque via risorse al Brescia Calcio. Sì, cioè, esatto. Abbiamo tre squadre che più o meno oggi purtroppo si equivalgono, che sono Feralpisolo, Lumezzane e Brescia Calcio, che a livello giovanile ormai con la debacle totale del settore giovanile del Brescia Calcio più o meno si equivalgono. E questo è però una crisi generale, perché secondo me il settore giovanile è in crisi sotto ogni profilo e in quasi tutte le città d'Italia. È proprio un approccio completamente sbagliato al calcio. Ormai credo che a pochissimi interessa creare davvero il giocatore che possa essere utile in un futuro, li vanno a prendere all'estero quando hanno 17 anni e infatti se leggi le formazioni di Serie A ti spaventi perché ci sarà un italiano ogni 15 giocatori, quasi tutte le squadre. Questo è dovuto al fatto non che in Italia non nascano talenti come sono sempre nati, perché Gianni Rivero sono italiani, Baggio sono italiani, il Leonardo da Vinci sono italiani, quindi credo che riesca. Leonardo da Vinci in che squadra giocava? Non mi ricordo. Fiorentina per me. No, comunque c'è la possibilità sicuramente di far crescere, però con questo atteggiamento è veramente difficile. E a Brescia in particolare, perché a Brescia poi ogni due anni cambiano la dirigenza, i responsabili, anche il livello di osservatori magari non è più quello di una volta. Io mi ricordo che c'è stato un periodo dove il Brescia Calcio sfornava talenti e mezza Serie A giocava con giocatori che venivano dalla Volunta solo al Brescia Calcio. Oggi invece se ne esce uno è un miracolo, credo che l'ultimo sia il Cadduri che sta facendo qualcosa, i portieri, perché abbiamo una squadra di portieri molto buona e quindi riusciamo forse a mettere sul mercato qualcosa di buono. Sul discorso del Gussago Calcio d'Atalanta, credo che lo scalpore più grande sia stato quello dell'evento bomba carta, petardo, quello che è, che ha creato sicuramente scompiglio e ha dato la possibilità di denunciare l'episodio. Sul fatto che comunque una società si affili con l'Atalanta e così pubblicamente, eccetera, poi sono questioni che secondo me vanno, ovviamente il rispetto deve esserci per tutti e la democrazia deve esserci, e quindi questo è sicuramente un episodio censurabile. Poi che nel caso contrario, se a Bagnatica ci fosse una squadra che si affilia al Brescia e porta i giocatori a vedere il Brescia, credo che più o meno sarebbe successa la stessa identica cosa per questioni di campanilismo. Quindi senza dubbio un episodio da che non si verifichi mai più, però per fortuna non è successo niente di estremamente grave, c'è da augurarsi che non accada più, però sono questioni che sono legate un po' al campanilismo e le difficoltà che ci sono tra Brescia e Bergamo, Brescia e Verona, in tutti i settori più o meno dello sport e della vita in generale, perché i rapporti sono quelli del campanile che ci portiamo dietro dalle guerre puniche. Quindi cioè, sì, fondamentalmente il problema, inizialmente come hai detto te, che ormai Brescia Calcio da anni non sforna più nessun giocatore, eccetto, io mi ricordo ancora dal mio piccolo che ho giocato a calcio, ho giocato 20 anni, ho fatto 6-7 presenze in C1 e ancora i tempi, ti parlo dell'84-85, c'erano già, tipo io sono andato a Spitaletto, però tanti miei compagni di squadra sono andati a Cremona piuttosto che a Brescia Calcio, sì, e venivamo via tutti dalla Rigamonti, cioè tanto per dirti. Ancora adesso, se tu passi dalla bassa bresciana, Castrezzato, Chiari così, venendo fin qui a San Polo e Rondinelle, San Polo e Rondinelle è intercampus, tanto per dirti. Sul lago di Garda, Desenzano, Rivoltella, sono quasi tutti affiliati al Chievo Verona. Certo. Cioè, sì, purtroppo ma non è solo quello il problema. Io poi ho mio figlio che gioca e ha giocato in settori professionistici e quindi so quello che purtroppo succede e di quanto poco magari il giocatore di talento, anche che un domani potrebbe avere maggior talento, venga in qualche modo apprezzato. Qui vediamo situazioni di giocatori che sembrano fenomeni quando hanno 5 anni, quando ne hanno 7 hanno già finito di giocare a calcio. Perché? Perché non vengono seguiti. Altri settori giovanili invece, come Atalanta, che in effetti qualcosa di più sforna, ancora i tempi, fa delle scelte. Assolutamente sì. Fa delle scelte magari un po' all'antica, perché Favini comunque è ancora qualcuno all'interno del settore giovanile. Però non è più Favini dell'anno scorso. Però intendo dire se Favini c'è comunque. Cioè nel senso addirittura che i tempi quando ero giovane io, si parla dell'84, 83-84, sono del 71, i tre settori giovanili più forti assolutamente in Italia erano Atalanta, Como e Cremonese. Sì, tanto per dirti. Cioè, Milan e Inter venivano già dopo. Cioè, Atalanta è sempre stato a livello di settore giovanile. Beh, Milan e Inter non fanno fatica, nel senso che comprano giocatori quando costano già 400
300.000 euro, c'è il portiere Donnarumma che è 90. Ma più che altro il settore giovanile dell'Atalanta ha sempre, è sempre stato la base, il settore giovanile dell'Atalanta ha sempre valorizzato, se tu guardi anche adesso l'Atalanta, giocano giocatori che hanno fatto tutta l'altra fila, esatto, dai Bellini ai fratelli, esatto, Zenoni, potete dirtene mille, ecco, cioè, sì, lo stesso Pinardi, era qui con noi, è di Rudiano, se non sbaglio, o di Roccafranca, provincia bresciana. E fanno fatica anche a lasciarli a casa, perché io, sì, conosco un caso di un giocatore che è stato prestato a una società bresciana che poi è tornato all'Atalanta, l'Atalanta ci ha creduto e l'ha portato avanti, cioè, quindi le scelte vengono fatte a priori, inutile fare ogni anno, perché il ragazzo può crescere, magari un anno si ferma, poi l'anno dopo cresce due volte. Questa calcio deve crescere tantissimo da questo punto di vista, valorizzare i nostri, ecco, giovani. Ecco, quindi, allora, sull'episodio della bomba carta non entro nel merito perché è una cosa che non ci riguarda e quindi non mi ci voglio neanche soffermare. Sul resto mi sono così stupita di tutta questa polemica, perché dicevo, è vero che magari c'è il fatto che sia l'Atalanta va più scalpore, ma perché non ci siamo scandalizzati prima? Cioè, a me dà fastidio comunque, qualunque società sia, ecco. Cioè, vorrei, sì, che i nostri giovani crescessero qua e che fossero a disposizione, sì, del Brescia, quelli, sì, che meritano, né dell'Atalanta, né della Cremonese, né del Milan, che è nostro gemellato, perché in questo caso i giovani bresciani piacerebbe che fossero. Io spero che il Brescia Calcio con la nuova società si mettano mano sul cuore e veramente cerchi di cominciare dal basso, dai nostri ragazzini. Da metterne uno anche sul portafoglio. Beh, forse, no, intanto, infatti, il problema va esattamente quello che hai detto tu, cioè i problemi sono nati, sì, dal fatto che molte, certo, società, con le passate gestioni, sì, non voglio, esatto, fare questioni, non dico solo nell'ultima gestione, ma magari anche in quelle precedenti, hanno creato con alcune società dilettantistiche che vivono con quel giocatore, esatto, per quel contributo di preparazione che gli viene, magari per quel giocatore che arriva alla Serie B, vivono una vita. Esatto. Quindi è normale che se una società ti deve dei soldi, magari non te li dà più, certo, quindi è ovvio che preferisci darle a un'altra società. La passata gestione sicuramente ha creato danni. Sì, io addirittura sapevo di ragazzini che abitavano a Manerbio, poi concludo, Manerbio della bassa bresciana, che purtroppo sono stati costretti dai genitori a spostarsi a Cremona, che è molto più vicino che a Brescia, perché al pulmino della società, esatto, non passava andare, non a prendere. Sì, no, pulmino, c'erano un sacco di problemi di questo genere. No, è vero, logistici. Allora, prima di fermarmi, Alessandra, qualche messaggio da casa? Sì, anche da casa sono d'accordo. Il problema è la vecchia società che ha fatto terra bruciata intorno al Brescia e la provincia è diventata terra di conquista per tutti. Poi ci ringrazia Beppe per i saluti che gli abbiamo fatto e dice: ragazzo, per fortuna nulla di grave, solo tanto spavento. Complimenti per la trasmissione e per lo spettacolo che dà il gruppo allo stadio. La gestione dei biglietti del Brescia Calcio è scandalosa. La nuova società ha migliorato tante cose, ma per quanto riguarda il rispetto c'è molta strada da fare. Poi ci scrivono: siete un gruppo con la vera mentalità ultras, complimenti a voi, i ragazzi del Brescia 1911, avanti così, Gnari. E poi finalmente anch'io vengo nominato in un messaggio, perché c'è Samuela che ci scrive, dice: grande gruppo, grande famiglia, grandi Brescia 1911 e grandi Legnare sempre presenti, anche tu Ale. Un abbraccio alla Vale, Diego Libero. Va bene, sulla gestione dei biglietti insomma avremo modo di parlarne, perché va bene. Bisognerebbe aprire un capitolo a parte, magari lo faremo. Mi fermo, c'è la pubblicità, poi ritremo in studio, dovremmo sentire l'avvocato Pinuccio Milli che ci parla di una strana diffida arrivata a un tifoso del Lecce. Restate con noi 2 minuti. Ed ecco i nostri sponsor, da Giuliana e Sara. Tabaccheria, edicola, cartoleria, libreria, fotocopie, articoli regalo, ricevitoria Lotto e Super Enalotto, ricariche telefoniche, bolli auto, e in via 2 giugno 62/A in zona Trepola Ospitaletto, numero telefonico e fax 030 6840 484. Pian del Maggio è una cantina formata da giovani con la voglia di far conoscere il Franciacorta anche alla loro generazione. Un luogo pronto ad accogliere avventurieri e ad accompagnarli in visite e degustazioni guidate. Proemio, capriccio, millumino, furente, Pian del Maggio, passione per le bollicine di qualità. Amicizia e sinergia per vivere il magico mondo della Franciacorta. Pian del Maggio, via Valli, Adro, Brescia, telefono 030 7254 451. C'è anche un sito internet da visitare ed è www.piandelmaggio.it. Infine, vi ricordo che se volete ritagliarvi uno spazio in dodicesimo in campo, potete contattare la Blue Events, info@dodicesimoincampo.it. Siamo qui.
ma di sentire l'avvocato Pinuccio Migli appena me lo danno. Fabiano, venerdì si gioca a Salerno, poi sabato prossimo con Livorno, so che c'è un appuntamento importante. Anzi, vorrei fare un appello a tutti gli ari di venire in casa con Livorno, perché abbiamo preparato di quelle cose che voi umani non avete mai visto. Non avete mai visto, dunque, anche solo per... Anzi, potete star lì, guardare quello che abbiamo fatto all'inizio partita, poi andare a casa, perché veramente sono cose che non vedete mai più in tutta la vostra vita. Oh, assolutamente. Comunque veramente gli invito a venire, perché abbiamo fatto le cose veramente in grande. Per cui vi aspettiamo. Sabato quell'altro. Brescia-Livorno. Con Livorno. Sabato andiamo, venerdì andiamo a Salerno. Vanno la prossima a in casa con Livorno. Anche lui. E io dico la squadra del caso. No, ma va anche lui. Va anche lui. Io col cuore sono là. Noi col cuore siamo là. Allora, avvocato Pinuccio Migli, mi dicono che ha il telefono occupato, aspettiamo di riuscire a contattarlo, intanto ci anticipi tu Alessandra quello che è successo a Lecce? Il 12 novembre l'avviso di garanzia, 2 mesi dopo la notifica del DASPO e il divieto di accesso in 31 luoghi della città, tra cui la via dove risiedono la madre e il fratello destinatario del provvedimento, uno storico esponente del gruppo Ultra Lecce. L'uomo è indagato insieme a un 32enne leccese per presunte minacce indirizzate a un calciatore, Walter Lopez, che lo scorso anno vestiva la casacca giallorossa. L'ipotesi accusatoria è che siano state fatte pressioni indebite per delegittimare l'allora proprietà del club. Ecco, gli hanno dato una diffida e, come succede sempre nei DASPO, ti danno anche una serie di vie dove tu non puoi andare prima, durante, dopo, non so come dirlo, io sono un po' abbiamo preso noi, hai delle delimitazioni, non puoi andare nei punti di ritrovo dei pullman, non puoi andare nelle stazioni, ci sono tante vie, poi abbiamo da fare la spesa dal Forner, tutte quelle cose lì. Però questo qua, c'è nelle vie in cui lui non può andare, ce n'è una dove vivono la madre e il fratello, ma vediamo come la mette, sentiamo l'avvocato Migli, pronto? Pronto, ciao, buonasera a tutti. Ciao buonasera. Pinuccio, benvenuto. Oh, c'è anche il tuo collega Max Battagliola qua. Ah, saluto il collega. Ciao. Sì, ho sentito un attimo l'ultima parte che condivido e sposo in pieno. Sinceramente ormai siamo alla follia assoluta. Per quello che sta succedendo in ogni parte d'Italia, per carità, ognuno è libero di pensarla come vuole, ma il caso di cui stavate parlando, che riguarda un ragazzo di Lecce, un personaggio storico della curva, che sostanzialmente non è stato ancora giudicato, vi assicuro, questo ve lo posso assicurare, che ne vedremo delle belle quando faremo il processo, e dicendo questo mi sto esponendo molto, contrariamente a come la penso io, ho molto da dire in questo processo, è un processo tutto da dimostrare nella maniera più assoluta, per cui da non condannato lui deve farsi 6 anni di DASPO. Fortunatamente oggi il pubblico ministero ha richiesto la convalida in ritardo, quindi il GIP non ha convalidato 3 anni di firma. Questa è una buona notizia, perché è stato un colpo di fortuna, però lui deve scontare 6 anni per aver minacciato una storia allucinante che non è credibile neanche a sentirla, però ovviamente non mi posso esporre nei fatti per certo. Ragioni che intuirete, però vi assicuro che il DASPO l'hanno fatto in una maniera non può passare 2 anni per 2 chilometri dallo stadio, e qui ci siamo, 6 anni di DASPO, qui ci siamo, 3 di firma, qui ci siamo, poi hanno aggiunto, giusto per non lasciare nulla di intentato, 31 strade della città di Lecce, che notoriamente non è New York, per cui diciamo una cittadina di 100.000 abitanti, significa che è un quinto della città. Lui, quando gioca in Lecce, non può passare, e ironia della sorte, in queste vie abitano il fratello e la madre, anziana, madre anziana, quindi lui, salvo autorizzazioni e benedizioni dall'alto, lui non può andare a casa della madre e del fratello, per un fatto tutto da dimostrare, e vi posso assicurare, è tutto da vedere. Per cui... Quindi insomma, se gioca in Lecce, lui non può andare a trovare la mamma. Nella mamma e nel fratello. Nella mamma e nel fratello. Perché abitano in quelle 2 vie circoscritte dalle 31 strade. Cioè, come se fosse un mostro. Ah, poi altro passaggio bellissimo, che interessa quasi tutti ormai. Non può imbattersi in tifosi che assistono o transitano nella manifestazione sportiva. Mi dovete spiegare
come faccio a riconoscere io un tifoso da un altro? Scusa, un tifoso. Cioè, vabbè, scusa, a parte la sciarpa, però ci sarà qualche tifoso che la sciarpa non la mette, e allora forse c'è un cartellino, non lo so. Ma se lui entra in un bar e c'è pure un tifoso, sì, che sta andando allo stadio per su un caffè, mo che deve fare? Lui non dovrebbe incontrarli, perché sennò, se sono molto molto fiscali, lo denunciano e c'è la violazione del dato. Ho capito, ma lui c'è, come può saperlo, scusa? Sto cercando a Nostradamus di sapere cosa dirà. No, come devo fare a capire Pinucci, che è tifoso e che non è tifoso? Pinuccio, l'unico modo è chiedere se ha la diffida o meno. Se ha la diffida vuol dire che è un tifoso. Quindi bravo, da quello lo riconosco. Ha ragione. C'è da dire che ultimamente ormai il Daspo viene considerato, io me ne rendo conto, sempre più frequentemente una misura necessaria. Ecco, io vorrei un giorno fare una tavola rotonda nazionale e portare non noi avvocati o i giuristi, no, i ragazzi, uno di ogni tifoseria, che spiegasse che cos'è il Daspo, perché secondo me la gente non lo sa, si pensa che non deve andare allo stadio. Finché è questo, a me va bene nel senso assoluto, però ci sono tante altre diciamo integrazioni, uso un eufemismo, che ovviamente si tratta di un provvedimento limitativo della libertà. Io lo chiamo il carcere del weekend, sì, perché sì. Nel weekend non si sa, da venerdì fino a lunedì può succedere di tutto. Lei ci giocano una volta il giovedì, una volta il venerdì, una volta il sabato, una volta la domenica, a orari diversi. Una persona non vive perché è costretto a stare chiuso a casa. Io sono arrivato al punto da consigliare a questo ragazzo e ai miei clienti: quando ci saranno le partite del Lecce, tu stai a casa, vai, firma, poi stai a casa e fai telefonate, in modo che dalla cella della telefonata, esatto, si dimostra che il ponte dove si attacca la telefonata. Un domani qualcuno si inventa qualcosa, hai una prova a tuo discarico. Siamo arrivati a questo. Quindi, insomma, che dobbiamo fare? Bisogna ricaricare la scheda telefonica, no. Però se questo, mentre va a firmare, se nel tragitto incontra uno che sta andando a vedere la partita, cosa fa? Cioè... No, intanto non lo deve salutare, non deve imbattersi, perché così dice il Daspo, non deve imbattersi. Poi il termine imbattersi, non so, non deve stringere la mano, non lo so. Quindi, ridiamo, dai, ridiamo. Quindi se incontra un amico deve far finta di non vederlo. No, se incontra me, che per esempio sono abbonato da quando sono nato, non mi deve salutare, anche se sono il suo avvocato, non mi deve salutare. Ecco, scusa, praticamente sì. Scusa, ma questa veramente, questa mi mancava, eh? A Lecce c'è di tutto, ogni giorno ne nasce una nuova. Ma penso ormai che si sta esportando questa questione. Comunque mai fu giusto quello striscione oggi e gli ultra domani in tutta la città, perché si sta estendendo ovunque, quindi a Pisa abbiamo visto che è successo. Ecco, quindi che ci dobbiamo dire? Quindi no, perché ora si può dire ieri per gli ultra, oggi in tutta la città. Certo. Pinuccio, ieri poi avete avuto un altro disguido, no? Ecco, sì, no, io poi su questo alzo le mani e faccio in modo che la giustizia faccia il suo corso. Vedremo se sono responsabili, chi sono responsabili. Io ovviamente sono all'oscuro, perché ovviamente l'avvocato è l'ultimo che sa i fatti. I giornalisti mi hanno informato, perché io che chiamo loro, com'è che è successo, loro sanno molto più di noi. Certo. Quindi aspetto di avere notizie, più chiarimenti, per capire un attimo, ecco, la situazione. Stiamo parlando di cos'è, Lecce Andria o Andria Lecce? Andria Lecce, okay. E Lecce hanno creato scompiglio, bisogna dire la verità. 6 sono stati arrestati, 5 denunciati, hanno fatto cose di altri tempi. E quindi siete in attesa di capire. Si sono prese le loro responsabilità, però per loro essere ultras a fare in questo modo. Naturalmente tutti senza tessera, ovviamente. Allora, Pinuccio, ti ringraziamo. E a disposizione, quando volete sono tutto vostro. Grazie. Un in bocca al lupo al tuo cliente, sperando che non gli capiti di incontrare mai nessuno, perché... Sì, certo. Vi dirò poi come sconciderò il riconoscimento del tifoso e del non tifoso. Non va c'è bene. Problema. Ciao Pinuccio, grazie. Buona serata. Grazie, ciao. No, ma questa, allora, anche da noi non puoi transitare in luoghi dove passano i tifosi. Però sai la sfiga, al bar sotto casa si ferma. Ma non c'è una cosa. È una cosa che è assolutamente incredibile, perché cioè,
Poi c'è, incontri una persona magari nel suo profondo è tifoso comunque del Lecce. Ma è importante che non stia andando allo stadio, che non torni dallo stadio. Vabbè, ma cosa ne sai? Perché se... Io ce l'ho su 365 giorni all'anno, la sciarpa del Brescia, anche andare a fare la spesa. Tu gli devi dire, scusi, ma lei è tifoso a... Se trovi uno nervoso, ti dà pure una calcata e gli prenderà di fida anche lui. Perché dice, ma cosa te ne frega di sto andando io? Bisogna capire se è un tifoso che la segue da casa o se va allo stadio, è lì la differenza. Sì, beh, mi cambia, eh. Perché c'è stato, non mi ricordo se era a Bologna o Genova, che gli hanno diffidati per contatto visivo, davvero, perché erano in una zona dove potevano vedere i tifosi passare. No, ma nella diffida per contatto visivo. Cioè, sì, no, dai, siamo, io sono allibito, sento queste cose da quando frequento questa trasmissione che non pensavo esistesse. Non la faccio. Alessandra, da casa. Sì, Valentina, ringrazio a tutti, grazie mille di cuore, avanti Ultras, avanti Gnara 1911. Poi ci scrivono con tanto entusiasmo allo stadio, ma quando torneranno tamburi e microfoni? E infine una domanda da girare alla società, ma oltre alle aperture degli abbonamenti si può fare anche il voucher, perché non tutti sono disposti a tesserarsi? No, non credo, credo che avessero riaperto solo gli abbonamenti. Poi davano settori esauriti, ma erano erano disponibili per gli abbonamenti. Ora però, insomma, va benissimo che uno se c'è la possibilità, uno lo voglia fare, possa ancora abbonarsi, però cioè, va bene anche vendere i biglietti singoli. E poi la possibilità dovrebbe essere data anche a quelle persone che appunto non vogliono fare la tessera, che magari vogliono fare il voucher, quindi non capisco questa differenza, però ho smesso di farmi domande perché tanto non ricevo risposte. Però magari una domanda da fare alla società, se mai ce ne sarà l'occasione. Allora, mi devo fermare, credo, non so che tempo ho fatto. C'è ancora qualcosa da leggere? No. Sto pensando, Mimma, che non posso permettere di entrare sui colli di Monpiano una volta che sono diffidato, perché dalle valli di Monpiano lo stadio lo vedi e non vorrei che per contatto visivo mi incrociare una pattuglia, magari anche dalla forestale che è una... Scusa, non avevo sentito questa qui di Genova, sono qui. Non mi ricordo quella del contatto visivo, se era a Bologna, se era a Genova, a Milano, non me lo ricordo più, però so che c'era stata. Certo, questa. Che noi ci ridiamo sopra, però per ignari che vengono colpiti da una cosa del genere, dici, oh, è come questi ragazzi sono andati a Andra, probabilmente si saranno scontrati con gli andresi. No, non si sa. Si prendono, al di là di quello. Infatti lui l'ha si detto, prendono, si prendono responsabilità e ci pagano. Sta, ma la prendo anche volentieri, per amor di Dio. So cosa vanno incontro, fa prendere la fila veramente così. Per contatto visivo. Per contatto visivo. Cioè veramente non si può sentire, dai. Vedi, Max? Sì, no, ma poi più che altro qua il discorso che mi lascia allibito come giurista, in cui veramente continuo a credere tantissimo nel mio lavoro e nella giustizia, cioè il fatto che non è ancora stato provato l'episodio delittuoso, cioè non è stato provato che effettivamente questa persona abbia minacciato questo calciatore, magari una calunnia da parte del calciatore per altri motivi, esatto. E in realtà poi si scopre che è un nulla di fatto, con tante scuse eccetera, e questa persona ha fatto 6 anni senza poter andare a trovare la madre la domenica. Bravissimo, cioè, e poi tra l'altro anche e se mi vengono a rispondere ok ci va di sabato, non mi va bene. Per la gente che ci sta ascoltando, che non sono solo tifosi e ultras, è una privazione, che ci seguono quando comincia la trasmissione, tanti non sanno che nel momento in cui prendi una diffida, prendi un DASPO, tu non hai diritto a un regolare processo. Tu prendi il DASPO e non ti processano. Il processo te lo fanno magari dopo 2 anni, però magari tu 2 anni di diffida, certo, te li sei fatti. Certo, e magari dopo 2 anni ti scagionano perché il fatto non sussiste. Però intanto per 2 anni tanta gente questa cosa non le sa. Infatti non ha senso. Poi più che altro questo dovrebbe, cioè in queste cose dovrebbe intervenire, l'abbiamo detto più volte, la giustizia amministrativa in modo... molto molto deciso e quindi decisivo. Però il problema è che ha dei costi, perché il contributo unificato per iscrivere una causa, sì, al ruolo davanti al TAR è di un certo livello, soprattutto per cause di valore indefinito come queste, quindi comporta delle spese e poi non sempre viene affrontato magari con la dovuta attenzione. Però in questo caso i giudici del TAR dovrebbero affrontare con molta attenzione soprattutto il discorso della motivazione, perché il fatto che una persona sia incensurata, che magari non ha mai commesso nulla nella vita, sia stato denunciato da un calciatore, prende un provvedimento di limitazione vera della libertà personale per 6 anni, è assurdo, ed esiste soltanto
nell'applicazione del mondo del calcio, perché allora io, se, scusate, ma se io minaccio un cacciatore, cosa posso fare? Vengo diffidato dal frequentare i boschi per, cioè, mi sembra una cosa veramente occhio alla forestale lì. Incredibile, cioè, io però ovviamente che continuo a credere nel mio lavoro e nella giustizia, dico, a fronte di queste cose fate un ricorso al TAR. No, hai, se il TAR vi dà torto, fatelo al Consiglio di Stato, e poi voglio leggere la sentenza. Voglio leggere che il TAR mi dice che è giusto che tu stai 6 anni senza poter frequentare 31 vie di una città che ne ha 50, perché un'altra persona ti ha denunciato per un reato che probabilmente non hai nemmeno commesso, perché da quello che ci viene detto comunque magari rientra in altre situazioni e magari l'avvocato avrà modo di dimostrare che c'è stato uno scambio di persona, oppure non si è verificato il fatto non sussiste. Quindi mi sembra una cosa veramente incredibile che sento da voi, e tutte le volte mi spaventa, perché, cioè, nel senso che quando la libertà viene limitata in un modo così invasivo a fronte del nulla più totale, come diceva giustamente Fabiano, incidenti gravi, bomba carta, queste cose qua, ok, allora lì è un altro discorso, dimostri che io davvero ho commesso gli incidenti, davvero ho messo la bomba carta, davvero ho fatto questa cosa, ok, il DASPO ci sta di conseguenza, ma come misura accessoria ad una pena principale, non una pena principale previsto, e sì, poi che la pena in realtà, quella che prevede il nostro ordinamento penale, che ti dà delle garanzie per poterti difendere, sia quasi accessoria alla pena che ti è stata già erogata e scontata. Non esiste, sarebbe come ritirare la patente a uno ancor prima di decidere se è in ebbrezza o meno. Certo. Cioè, quindi è una cosa assurda. Allora, mi devo fermare, però a proposito di file per contatto visivo, qualcuno ci scrive, vero Ale? Sì, ci è arrivato un suggerimento da casa. A Milano sicuramente hanno diffidato alcuni responsabili per contatto visivo. Buona serata. Ecco, loro era a Milano probabilmente. Cosa vuol dire contatto visivo? Erano in una zona da cui potevano vedere passare la tifoseria avversaria. Cioè, ed erano già diffidati? Cioè, No. Non potevano sostare lì, perché da lì potevano vedere passare la tifoseria avversaria. Contatto visivo. No, davvero, non sto scherzando. Sono allibito. Cioè. Non so. Sono allucinato. Sono allibito. Mi fermo, c'è il break pubblicitario, poi vediamo l'entusiasmo di ieri sugli spalti del Rigamonti in occasione di Brescia Cesena. Serilogo, un'azienda con una lunga esperienza nel campo della serigrafia e non solo. Vuoi personalizzare e rendere autentico un qualsiasi articolo di uso comune? Ci pensa Serilogo, con le sue attrezzature all'avanguardia e tecnologiche, stampa sul tessuto e su materie plastiche, serigrafia su oggetti anche a tutto tondo, stampa digitale di banner e striscioni, decorazioni su vetrine e automezzi e ancora incisioni al laser su articoli in metallo, legno, pelle e materie plastiche. Vuoi rendere originale la tua felpa, il tuo cappellino o la tua borsa? Rivolgiti a Serilogo, Arezzato, Brescia, in via Prati 63B, telefono 030 2794 065. Per ulteriori dettagli visitate il sito www.serilogo.com. Hai un'idea? F di Rent la realizza. Per fiere, convention, concerti, eventi, spettacoli e feste aziendali, rivolgiti agli specialisti. F di Rent. Il Ludwigsgarten è un ristorante birreria bavarese, lo trovate a Brescia in via Gorizia 2. Potete assaggiare tutte le specialità alla spina della birreria bavarese, ecco Pils, la classica birra bionda, la Festbier oppure la birra di frumento, un arrossato più malto o ancora una bionda a doppio malto. Il Ludwigs propone anche un'ampia selezione di vini altoatesini di altissima qualità, grappe e distillati. E la cucina? In una delle sale, in estate anche in giardino, potrete gustare un menù tipico scelto fra le famose specialità bavaresi, come lo stinco affumicato, il brezze e gli immancabili würstel con materie prime tutte provenienti dalla Germania e dall'Austria. E per i più golosi, lo chef propone una selezione di prelibati dessert fatti in casa. E non dimenticate, a pranzo Ludwigsgarten propone anche un menù mediterraneo ed è convenzionato Tikal Restaurant. We'll be right back.
Bellissimo il servizio, perché tra l'altro abbiamo immortalato anche il momento in cui il giocatore del Brescia, nell'esultare per il gol di Caracciolo, ha fatto ha scavalcato la staccionata tipo, e è rimasto. Anche era diventato cuore. Si è ripreso però, eh? Sì, 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 sì. Troppa esultanza. Allora, non ho ancora molto tempo. Intanto c'è ancora qualche messaggio da casa, vero Ale? Sì, è arrivato un messaggio molto lungo da un telespettatore in merito alla vicenda del Gussago. Ci scrive: Brescia ormai è stata depredata dei migliori talenti e non da ora. Questo è il risultato della gestione Corioni. Purtroppo in molti questo l'hanno dimenticato. Giusto criticare la società come il Gussago, ma qualcuno forse dovrebbe farsi un esame di coscienza. Soprattutto chi non solo ha permesso che la famiglia Corioni creasse questo vuoto generazionale, ma l'ha perfino giustificata. Buona serata e complimenti per la trasmissione, l'unica davvero libera di pensare e di parlare. Beh, direi che condivido quello che abbiamo, questo pensiero. Esatto. Più o meno sì, quello che abbiamo sì, esatto, detto. Forse credo che i problemi fossero nati anche quasi addirittura prima della gestione, però, però è comunque un problema generalizzato che si è certamente acuito con questa situazione, ecco, perché poi ci sono società che piuttosto di dare i giocatori a Brescia Calcio le danno ad altre società, perché hanno magari delle si sono nate delle ruggini tra la società Brescia Calcio e queste società, magari per motivi economici, magari anche altre volte per magari trattamenti a certi giocatori, che piuttosto di mandare là un ragazzino che ti torna distrutto, smette di giocare a calcio, preferiscono darlo ad altre società in cui magari, se davvero credono al ragazzo, cercano di portarlo fino in fondo. Poi certo, se il giocatore implode o cambia strada o non ha le caratteristiche o ha un infortunio, si può capire, ma quando tu prendi un ragazzino di 9 anni, lo illudi che è il Robby Baggio del 2000 e dopo un anno lo lasci a casa, forse era meglio che rimanesse la società d'origine e crescesse con i suoi compagni senza creare false illusioni, che sono quelle che creano poi maggiori disastri, perché fanno sì che soltanto i più forti poi riescono a superare la delusione e continuare comunque a giocare a calcio tornando al paesello. Altri invece smettono, magari addirittura ne fanno una tragedia. Allora, non ho ancora molto tempo, pochi minuti, però una cosa di cui mi premeva accennare: ieri uno striscione che avevate fatto non vi è stato permesso di portarlo all'interno dello stadio, ed è "Io sto con Ilaria Cucchi". Ilaria Cucchi è stata al centro di una nuova polemica nelle ultime settimane, perché ha pubblicato una foto di uno dei 5 militari indagati per la morte di suo fratello. E da lì si è aperta una polemica notevole, con alcuni esponenti politici che l'hanno apostrofata diversi titoli, qualcuno gli ha detto che si dovrebbe vergognare. Lei dice semplicemente che, insomma, lei ha preso, intanto questa foto l'ha presa dal profilo Facebook di questa persona, quindi non l'ha rubata da nessuna parte, era una foto pubblica, per cui questa persona l'aveva pubblicata sul suo profilo, accessibile a tutti, quindi... Ilaria sta portando avanti una battaglia per la verità, peraltro poi insomma ora è partito un nuovo filone di inchiesta, ora ci sono 5 carabinieri che sono indagati appunto per la morte di suo fratello, ci sono delle intercettazioni telefoniche fra l'ex moglie di uno di questi carabinieri. L'ex moglie peraltro ha rilasciato un'intervista anche al TG3 confermando che l'ex marito si sarebbe vantato di aver picchiato in maniera forte insieme ai suoi compagni Stefano Cucchi. Tutto questo chiaramente sarà da dimostrare in un eventuale dibattimento, non sta sicuramente a noi dimostrarlo. E peraltro l'ex moglie di questo carabiniere si è anche scusata con Ilaria. Io penso che Ilaria non abbia fatto nulla di cui si debba vergognare, in questo caso ha preso una foto. Io non so se legalmente può essere denunciata per questo, perché qualcuno ha chiesto che venisse denunciata, però lei ha preso una foto dal profilo Facebook di questa persona e l'ha postata sul suo profilo, non l'ha rubata, ecco. Beh, c'è sicuramente una violazione del diritto d'immagine, però credo che in questo caso sia più un rientro un po' nel cosiddetto diritto di critica o di cronaca, legato anche alla tragedia che questa persona ha subito, quindi non credo che, rispetto a quello che ha patito e quello che si è creato attorno alla vicenda Cucchi, credo che questo sia l'ultimo dei mali. Infatti era ospite alla trasmissione di La 7, sì, adesso non mi ricordo, Presa Diretta o qualcosa del genere, ma poi c'era un giornalista che diceva le tue stesse identiche cose, che sì, è come quasi uno
cioè, guardiamo cosa ha passato questa ragazza con suo fratello. E... Vabbè, ma solo perché ho visto la trasmissione. Ah, eccoci allora. No, scherzo. Invece, un'altra cosa, mi spiace, ho pochissimo tempo, quindi tutte queste cose le tocco a un passante. Quello che è successo a Pisa, io ho già avuto modo di parlarne, insomma, a Pisa alcune persone che hanno partecipato ad una manifestazione contro un movimento politico, non è importante quale perché non ci interessa lo schieramento, sono state... hanno preso un DASPO e non possono più andare allo stadio. E io mi chiedo, intanto devono ancora dimostrare che queste persone abbiano preso parte ad eventuali disordini in manifestazione, ma se anche avessero preso parte ai disordini, cosa c'entra dargli una diffida e non permettergli più di andare allo stadio? Cioè, era una manifestazione contro un movimento politico. Non capisco, ma io non capisco. No, cioè, una cosa veramente allucinante. Rimango allibito. È allucinante. Cioè, anche questo discorso dello striscione è stato portato. Io poi dopo... qui taccio per sempre, però se avessimo scritto io sto con Giorgio Napolitano, lo striscione entrava. Certo. Cioè, intendo dire, io credo che vi sia una libertà di pensiero che è costituzionalmente garantita. Poi ognuno è libero di farsi la propria opinione. Cioè, laddove vi fossero delle situazioni diffamatorie o calunniose o ingiuriose nei confronti di qualcuno, io capisco che si debba assolutamente rimuovere il corpo di reato, sia l'offesa. Ma quando uno esprime una propria opinione, perché non può farlo? E a maggior ragione un DASPO applicato ad una situazione che con lo stadio non ha nulla a che vedere, bisognerebbe capire come è stato possibile. Per questo che io dico, ma esisteranno dei giudici che affrontando una cosa di questo genere dicano... ma vi rendete conto che non c'entra nulla con lo stadio e che quindi chiedetemi un'eventuale condanna a queste persone ad altro genere di pena, ma non una pena che non c'entra assolutamente niente. È come uno che è astemio che gli danno la cosiddetta diffida da frequentare spazi di bevande alcoliche. Cioè, io dico, bisogna ovviamente che la pena sia comminata in relazione a quello che uno ha commesso. Cioè, mi sembra una cosa assolutamente... rimango allibito. Allora, sulla vicenda di Ilaria Cucchi non capisco perché alcuni politici possano dire che stanno dalla parte dei poliziotti accusati di aver picchiato Stefano e noi non possiamo stare dalla parte della sorella. Ecco, io invece ritengo che a fronte di quello che è accaduto, di quello che è stato dimostrato, anche laddove non fosse stato dimostrato, ma uno che sta dalla parte della violenza, non deve essere necessariamente censurato, ecco. Perché indipendentemente da dove la violenza provenga, a maggior ragione se proviene da un organo dello Stato, che questo è addirittura imbarazzante, però ritengo che esprimere le proprie opinioni, a maggior ragione quando stanno dalla parte dei più deboli, ritengo che sia doveroso e sia assolutamente costituzionalmente garantito, e come tale ritengo che la Costituzione sia la madre di tutte le leggi e come tale vada rispettata per prima. Io purtroppo sono arrivata in fondo, ci leggi un ultimo messaggio? Sì, da casa ci scrivono: Ilaria, non sei sola, siamo tutti dalla tua parte, giustizia per Stefano Cucchi. Purtroppo non ho più tempo, parleremo prossimamente della tessera del tifoso, l'ennesimo fallimento, i laziali non hanno potuto andare a Bologna nonostante la tessera del tifoso, quindi quello che vi ha raccontato sul fatto che facendo la tessera avreste avuto libero accesso a qualsiasi manifestazione era una balla colossale, perché non è vero, l'abbiamo visto anche a Brescia comunque. Parleremo dei processi che si svolgono sui giornali prima ancora che nelle aule, ecco, ricordiamo sempre che i fatti sono sempre prima da dimostrare. Vabbè, perché questo, sparare i titoli sui giornali una però cosa... a fronte di questo, anche se oggi non lo affrontiamo, ricordo che gli avvocati hanno recentemente indetto e per 5 giorni sono astenuti da udienze proprio per questa questione, perché non se ne può più che certi processi vengano prima affrontati in televisione e poi nelle aule di giustizia. I giornali sanno prima dei legali, questo si sa, ed è allucinante. È okay. Però indipendentemente da tutto ciò, i processi devono svolgersi nelle aule, perché anche laddove i giudici, e io ne sono convinto, sono talmente al di sopra delle parti che non si fanno condizionare, però è molto molto difficile il loro compito, a maggior ragione laddove hai tutta l'opinione pubblica già schierata verso una parte o l'altra, indipendentemente da quale sia. Quindi, ecco, quindi prima di condannare chiunque sia, che sia Brescia, che sia Milano, che sia Bergamo, che sia Verona, che sia Palermo... non è che perché l'ha scritto il giornale è vero, prima verifichiamo che le cose siano realmente come le hanno scritte. E poi cercate di leggere anche i trafiletti piccolini, così quando vengono poi assolti. Esatto, esatto. Però non sempre i giornali danno spazio neanche... Sì, magari l'ultima pagina, un trafiletto così in parte agli annunci. Va bene. Alessandra, grazie per essere stata con noi, ci vediamo tra 2 settimane. Esattamente, posso rubare solo 10 secondi, voglio fare anche io le congratulazioni a tutti i nuovi genitori, in particolare a Lisa e Nicola per l'arrivo di Marco. Va bene, grazie Ale, alla prossima. Fabiano, ci si vede, non guardiamoci, c'è un contatto visivo molto forte, occhio. Già ne ho avuto abbastanza di fide, non vorrei avere anche
No, a parte gli scherzi, voglio salutare tutti i ragazzi del mio gruppo, tutti diffidati e non generalizzati, tutti diffidati d'Italia. Invito nuovamente i ragazzi a venire alla prossima partita in casa con Livorno, che veramente abbiamo fatto le cose... Vi stupiremo. ...di un altro pianeta e niente, faccio un in bocca al lupo a tutti i ragazzi diffidati e... Avanti Ultras. Alla prossima. Ci vediamo alla prossima. Max, grazie per essere stato con noi, ci vediamo presto. Grazie mille, ringrazio tutti voi e spero che la prossima volta trovate delle mentire per la voce di Fabiana. Grazie per essere stati con noi, ricordo ancora la replica, domani sera alle 23 mi pare, mi sono perso un attimo, mercoledì alle 15.30, poi potete rivedere la puntata sul canale YouTube 12esimo in campo. Ci rivediamo lunedì prossimo alle 20.30 sul canale 72 di RTB Network. Buon proseguimento di serata. Ci vediamo alla prossima, ciao, faccio più. Ciao a tutti! Solito posto.